Ciao a tutti, tra pochissimo capirete il motivo per cui siamo stati costretti a trasmettere le immagini che avete appena visto. Oggi infatti torniamo a parlare di animali, un argomento molto caro, avrete capito, noi di Jab Web Television. Per la precisione siamo andati in provincia di Pavia, nel comune di Borgoratto Mormorolo. Ecco, per raccontarvi questa storia però è necessario fare un salto indietro nel tempo, fino al 23 aprile 2012, quando presso la Procura della Repubblica di Pavia si presenta una volontaria della zona che espone denuncia con oggetto maltrattamento degli animali e pericolo per la salute pubblica. Nel documento racconta di essersi recata presso la frazione Boiolo a casa di un signore che noi chiameremo in maniera fittizia Giacomo Rossi e di aver visto più di 20 cani in, leggo testualmente, condizioni di salute estremamente precarie. La volontaria racconta di catene di metallo molto corte, con il rischio per i cani di strozzarsi in quanto legate dall'alto sugli alberi e sulle macchine agricole, mancanza di cibo ed acqua, con i cani vistosamente denutriti con costole e spina dorsale in evidenza, cucce fatiscenti, piene di letame ed escrementi. Ma non solo, l'unica cagnolina libera era priva della zampa posteriore sinistra e, come si può leggere dalla denuncia, la ferita sembrava essere anche molto recente. In seguito a questa denuncia e a decine di segnalazioni provenienti dagli abitanti di Borgoratto Mormorolo, qualcosa finalmente si muove. Infatti il 23 maggio 2012 gli agenti del Corpo Forestale dello Stato di Zavattarello, i carabinieri di Montalto Pavese e gli ispettori dell'ASL intervengono e provano a mettere fine allo scempio. Un successivo blitz permette addirittura di scoprire che i cani avevano un microchip ed erano stati smarriti oppure sottratti ai legittimi proprietari. Nei terreni del signor Rossi vengono trovati anche dei bovini, anch'essi in pessime condizioni. A distanza di circa 2 anni da queste denunce, da questi blitz, delle volontarie della zona di Pavia hanno voluto ancora una volta denunciare questo episodio. Perché? Perché pare che a Borgoratto Mormorolo tutto sia tornato come prima. Guardate queste immagini incredibili e ascoltate l'appello di Giulia, Giusi e Simonetta. Oggi in data venerdì 7 febbraio siamo, dopo di nuovo varie segnalazioni della zona, siamo venute personalmente a controllare la situazione e in effetti la situazione è molto degradante perché abbiamo trovato cani legati a catene con ripari molto fatiscenti, addirittura quasi inesistenti, catena molto corta e tra l'altro una segugia che è visibilmente molto magra, con le tette che sicuramente starà ancora allattando cuccioli che purtroppo non siamo riusciti a trovare e si spera in qualche modo di vederli. E comunque personalmente la situazione è già da anni che va avanti e adesso penso che comunque sia giusto anche... Da troppi anni. Da troppi, e purtroppo sono state informate la Forestale, la ASL, l'ENPA. Le volontarie si chiedono tra l'altro come possa essere possibile che gli organi di competenza permettano a questo signore di continuare a maltrattare gli animali. Ad oggi, ripeto, 7 febbraio, non è ancora stato fatto assolutamente niente. E quindi strano come cosa poi. Sì, è stranissimo perché... Cioè, che ci permettono ancora adesso, dopo tanti anni, di fare questo. Io tra l'altro sono una volontaria da 5 anni, salvo animali maltrattati e tutto, abbandonati, e poi vengono a dire a me che non posso perché ho un cane in più, quando poi lasciano queste persone qua a maltrattarli. E sinceramente non è... con le leggi che dovrebbero comunque essere... tutelare. Ecco. Fate funzionare. C'è addirittura chi ipotizza che il signore possa vendere i cani, anche perché ad ogni blitz che viene fatto i cani non sono mai gli stessi e cambiano ogni volta. Diciamo che anche in passato sono stati mossi diversi enti competenti, sì, a cui è stato chiesto il sequestro dei cani, ma effettivamente non ci sono i fondi per poter tenere questi cani nelle strutture adeguate. Sì. Quindi noi ci chiediamo com'è possibile che davanti a una situazione del genere si guarda il 2 euro piuttosto che il 10 euro al giorno per la pensione per tenere questi cani in salvezza? Perché lì continuano a permettere questa situazione. Esatto, a capire la fonte. Cioè, magari vengono su, risolvono qualcosina, ma poi dopo pochi mesi, esatto, ne ha ancora più di prima di cani, cioè non è una cosa bisogna possibile. Capire anche da dove arrivare. Perché glielo permettono, anche se fanno comunque sia dei controlli. Ma facciamoci raccontare dalle volontarie che sono state proprio sul posto com'è nello specifico la situazione in questo momento. Ci sono all'incirca 30-40, una quarantina di cani. Come diceva la collega, sono tutti tenuti in condizioni igienico-sanitarie pessime. Ci sono cani legati a catena, cani liberi, cani in serrai fatiscenti.
Abbiamo visto che le cose che vi dà da mangiare. Esatto, vengono date delle carcasse come cibo a questi animali. Okay, quindi questi cani mangiano avanzi di polli, carne cruda, fa malissimo. Esatto. Quindi polli piuttosto che oche. A questo punto pensiamo anche mucche, visto che ha anche diverse mucche che spariscono. Giusy in questo momento si sta riferendo ad un episodio che è stato raccontato anche qualche tempo fa dal quotidiano locale della provincia pavese e che riguarda il tentativo di seppellimento di un bovino nella vigna del signor Rossi. Infatti il signore aveva seppellito l'animale in una buca scavata da lui stesso, peccato che l'animale però non ci stava e quindi le zampe fuoriuscivano dal terreno e queste zampe sono diventate addirittura cibo per gli animali della zona e in particolare cibo per i suoi cani. La speranza è che quindi chi di dovere metta fine a questa situazione deplorevole. Non bisogna solo scaldare una sedia solo perché noi siamo volontarie e facciamo queste cose tutto di tasca nostra, tra l'altro, e nessuno ci dà la mano. Specialmente gli enti a cui dovrebbero fare qualcosa effettivamente e non giugiolarsi sulle poltrone comode. Purtroppo le immagini che abbiamo dovuto mostrarvi non sono relative a tutti i cani che ha il signor Rossi, in quanto molti li tiene in una zona della sua proprietà che non è visibile dal suolo pubblico e noi ovviamente non abbiamo potuto accedere alla sua proprietà privata. Noi comunque, come anche le tre volontarie che avete visto, rimaniamo a disposizione di chiunque voglia dire la sua. Grazie.